La stanchezza è palpabile pure a fronte di una notizia che finalmente rappresenta la svolta per lo stabilimento ACC di Mel, ma non c'è alcun segnale di cedimento fra i lavoratori, pur sfiancati da anni segnati da grandi incognite. Oggi il piano del matrimonio con ex Embraco, sancito ieri a Torino, è stato illustrato in assemblea alle maestranze. Con la loro determinazione hanno sempre dimostrato di sapere garantire la fornitura ai clienti, quindi tutti gli sforzi straordinari che hanno fatto fin qui sono stati premiati e hanno visto il loro lavoro insomma venire riconosciuto anche da un progetto governativo che parte appunto da questi sacrifici. Per la ricostruzione del polo nazionale del compressore, che ha iter concluso, si chiamerà Italcomp, Italia Compressori. Sul piatto ci sono 50 milioni di euro, 10 dei quali a carico del Mise, il resto di Invitalia e degli investitori privati. Sono 50 milioni, parliamo che 2 settimane fa qui non sapevamo se arrivavamo al 30 settembre. Sì, sono 50 milioni, 50 milioni di investimenti, 50 milioni di risorse, 50 milioni per nuove occupazioni sia a Belluno e sia a Chieri. I sindacati hanno chiesto per la prossima settimana la convocazione di un tavolo in prefettura a Belluno con le stesse modalità viste ieri nel Palazzo del Governo a Torino, un modo per suggellare l'accordo anche in terra bellunese. Io credo che si apra una pagina importante che andrà costruita, verificata. Da domani siamo al lavoro perché questo piano trovi una piena e completa attuazione, ma credo che siamo di fronte veramente a una possibilità, una grande possibilità di rilanciare il cuore industriale del Paese. L'impegno è di lavorare uniti affinché vi sia una piena e completa attuazione del piano industriale che vede per la prima volta dopo anni l'intervento dello Stato.